Moritz Karlicek, hai iniziato gli allenamenti, ormai sono 3 settimane che sei a Modena. Innanzitutto, come ti trovi? Come sono stati queste settimane di allenamenti col gruppo? Abbastanza bene, sono molto felice di essere qua. Tutta la squadra mi piace tanto, i giocatori sono grandi uomini. Sì, anche conosco Giangio come allenatore, che mi piace tanto, che mi aiuta tanto. Sì, sono felice di essere qua. A Modena sei arrivato in un anno molto molto particolare, no? Questi allenamenti che avete dovuto fare seguendo tutti i protocolli Covid, adesso potete fare anche il 6 contro 6. Come sono stati questi allenamenti? Ho anche cominciato con la nazionale in Germania qualche settimana davanti e lì eravamo in gruppi di 3-4 giocatori e era un po' un casino all'inizio, però adesso siamo molto felici di avere la possibilità di allenarsi, diciamo, normale. Avrai insieme a te come schiacciatori Nema Petrice, Daniele Lavia, Tommaso Rinaldi. È un mix tra giocatori di esperienza, come tutta la squadra, no? Tra giocatori di esperienza e giocatori molto, molto giovani. Che squadra è questa di quest'anno di Modena Volley? Sì, come tu hai già detto, siamo giovani e con Nema abbiamo l'esperienza. Sì, secondo me abbiamo un buon mix nell'allenamento, si vede questo, però bisogna lavorare forte, lavorare tanto, e alla fine vediamo che cosa possiamo fare. Quest'anno il pallone te lo servirà Micah Christensen, un giocatore che insomma a Modena ha già vinto qualcosa di importante, ha vinto qualcosa di importante nella sua carriera, poi giocatore della nazionale degli Stati Uniti. Quanto hai voglia di scendere in campo? Ah sì, c'è tanta voglia, posso dirti. No, in allenamento va benissimo con lui, mi sento bene. Anche all'inizio lui mi ha aiutato tanto di arrivare qua. Sì, e adesso mi sento bene. Quanto sarebbe importante, quanto è importante avere anche il pubblico di Modena a spingervi in quest'anno? Tu sei già stato a Modena con Latina lo scorso anno, hai già visto il Palapanini. Quanto sarebbe importante avere il pubblico di Modena a spingervi anche in questo anno? Sì, noi speriamo di avere il nostro pubblico qua perché è importantissimo per noi e anche per noi come giocatori. Noi giochiamo anche per, no, avere questo feeling quando entriamo nel court e quindi speriamo di avere il nostro pubblico. Il 13 settembre è il primo appuntamento, manca poco meno di un mese. Quanto hai voglia di scendere in campo e di giocare una prima partita ufficiale dopo ormai 6 mesi saranno? Ah sì, hai ragione. Sì, c'è tanta voglia, come l'ho detto, però adesso dobbiamo, secondo me, lavorare ancora di più, dobbiamo concentrarsi da quello che dobbiamo fare. E sì, poi dopo vediamo, c'è tanta voglia di giocare finalmente. Sì.